Buonasera a tutti e tutte, ben ritrovati. Rieccoci qui con lo Sport in Rete su Milano News per concludere la settimana alla grande con una boccata di energia. Abbiamo portato qui in studio, per meglio dire, riportato qui in studio Sabrina Schillaci, che per la prima volta abbiamo l'onore di avere ospite sullo Sport in Rete, ma che con Milano News è ormai di famiglia, ormai di casa. E io spendo sempre qualche minuto per introdurre l'ospite durante le puntate, questa volta però lascio fare a Sabrina proprio l'introduzione. Introduciti perché con le tue parole sicuramente lo sai fare meglio che con le mie. Allora, ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie a Milano News, che effettivamente è il ritorno in famiglia. Sei Sì, sempre benvenuta. grazie, grazie. E allora, che dire, io sono una triatleta, per cui nasco come triatleta, in realtà rinasco come triatleta, perché ho iniziato a praticare triathlon nel 2014 ed è stata una necessità la mia. Avevo bisogno di qualcosa che mi rimettesse in pista, che mi rimettesse in gioco per superare una depressione latente nella quale ero caduta dopo che mio marito era rimasto vittima di una tetraplegia traumatica a seguito di un incidente, a seguito di un tuffo. E ovviamente una situazione che ha stravolto in maniera drammatica la nostra vita e che mi ha costretto, per evitare di soffrire ancora, a cadere in questa sorta di limbo. E limbo dal quale sono uscita grazie a un incontro fortuito, a un colpo di fulmine con l'Ironman di Nizza che è accaduto nel 2012. E questo fatto mi ha creato, praticamente ha creato una grande scossa all'interno di me, mi ha dato la voglia di reagire, di rimettermi in gioco e di accettare la sfida. Cioè la sfida era riprendere in mano la mia vita e portare con me mio marito. E così è stato. Ho deciso in quel momento, quando ho sentito questa sirena suonare, in quel momento ho deciso che sarei diventato un Ironman. Io fino ad allora non facevo nulla, cioè, il mio sport era quello sul lettino, sai, a prendere il sole, girarmi da un lato all'altro, giusto qualche passeggiata per uniformare il colore, però non facevo null'altro, ok? Sapevo nuotare perché avevo imparato da bambina e tra l'altro ero una persona, da bambina ero pigrissima, per cui sì. E correre bene o male, diciamo che siamo tutti un po' in grado di farlo, anche se non è forse la cosa più sofferente. Non avevo però una bici da corsa, non ero in grado, cioè sapevo pedalare, sì, la bici normale, la bici da corsa è stata diciamo l'ultima arrivata, però ero talmente motivata a rialzarmi, a vincere quella sfida che ho imparato anche a pedalare e ho fatto le prime gare di triathlon nel 2015, il primo mezzo Ironman. Nel momento in cui ho tagliato quel traguardo, ho deciso subito che volevo fare, volevo rimettermi in gioco ancora e volevo puntare alla distanza regina, per cui all'Ironman, 4 km di nuoto, 180 km di bici e 42 di corsa. Diciamo che hai saltato degli step, perché Sì, passare dal sì. non fare nulla Sì. a fare un Ironman, Sì, è ne avevi stata. proprio bisogno. Sì, era proprio una necessità, cioè io avevo bisogno di riportare l'attenzione su me stessa, cioè dopo anni in cui mi ero assolutamente lasciata andare, anni in cui non mi amavo più, non, insomma, tendevo a stancarmi, a non pensare, invece è arrivato il momento in cui ho detto no, sono una persona che, cioè, merito di amarmi, dopo tutto ho fatto del bene, insomma, ho accudito mio marito per tutti questi anni, ho rinunciato a parte della mia vita affinché lui potesse riprendere in mano la sua, adesso era arrivato il momento di ricominciare a pensare a me stessa e lo sport, il triathlon è stata l'occasione giusta per farlo, perché mi ha permesso di imparare a cioè, rimparare a conoscermi, per cui a conoscere i limiti, a superarli. Ho imparato a praticare tre discipline, per cui a fare anche tante ore di allenamento anche da sola, per cui Certo. ho dovuto vincere anche una grossa paura, un grosso timore che era quello di uscire in bicicletta da sola.
sola, perché certo. Sai, comunque con tutto quello che si sente dire non è così semplice, non ci sono le piste ciclabili, certo. A parte il fatto che con la bici sulle piste ciclabili è consigliabile anche non andarci. Purtroppo. Sì, difatti. Per cui, insomma, ma tutte queste, diciamo, queste piccole vittorie mi hanno aiutata a credere di più in me stessa, ad certo. aumentare, ad accrescere la mia autostima, ma non solo, a diventare molto più forte anche dal punto di vista energetico. E tutta questa energia poi io la riversavo nella mia vita quotidiana, per cui ritornavo a casa stanca ma molto certo. molto felice, e fino a che sono riuscita anche a convincere mio marito che questa poteva essere la strada giusta. Lui inizialmente, quando io gli avevo detto che volevo fare l'Ironman, era rimasto molto era molto contrariato. Un po' perché il triathlon è comunque uno sport, diciamo, abbastanza difficoltoso, poi richiede un certo impegno, e lui temeva che questa cosa ci allontanasse. Invece, quando ha cominciato a capire che questa cosa poteva essere l'anello di congiunzione, cioè che poteva riportare nella nostra vita una grande emozione, allora ha cominciato a seguirmi, per cui non solo fisicamente ma anche mentalmente, ha cominciato ad accompagnarmi le gare. E a diventare, mentre inizialmente era, diciamo, l'ospite da portarsi dietro, è diventato poi il protagonista, cioè era lui che mi accompagnava alle gare, che esultava quando io tagliavo il traguardo, che faceva il tifo non solo a me ma a tutti i presenti, per cui è stata veramente una rinascita. Bellissima, una rinascita, sì. Un riscatto, quindi sì. Una cosa bellissima. È comunque una disciplina o più discipline sempre individuali, però. Sì. Quindi tu sei da sola, con te stessa, con i tuoi limiti. Ti sei mai sentita sola o comunque hai sempre sentito di avere l'appoggio di uno o più persone che ti seguono? Allora, guarda, inizialmente il fatto di essere da sola per me era considerato un lusso, perché comunque dovendomi occupare totalmente, quotidianamente di una persona disabile, il fatto di poter poi allontanarmi per quell'ora, per quelle due ore, per quelle tre ore, insomma, a seconda dell'allenamento che certo. stavo facendo, mi dava la possibilità proprio di ritagliarmi uno spazio tutto per me, insomma, per cui era il mio piccolo lusso, la mia piccola gratifica certo. quotidiana. E ovviamente anche in uno sport del genere avere degli amici che condividano la tua passione è determinante, perché ti aiutano comunque a superare anche in quel caso alcuni limiti che comunque ritengo siano sempre per la gran parte mentali certo. anche se, come anticipo prima, io ho iniziato a fare triathlon a 45 anni, per cui sai, se non hai un passato agonistico alle spalle, fisicamente molto impegnativo, sì. però quando hai la testa che ha in mente, ha un obiettivo preciso in mente, allora di conseguenza anche il fisico si deve adattare. Assolutamente, per sì. cui. Però ecco, non disdegno la compagnia, adesso mi alleno spesso e volentieri con amici, anche perché ho scoperto che effettivamente ti danno quella possibilità di migliorare certo. sempre, per cui e di aiutare, per cui ci sono le volte in cui sei tu che trascini il gruppo e viceversa. Infatti l'abbiamo visto anche in alcune delle foto di Francesco Procopio, che sono passate in rassegna un bel gruppo quando sì. parti, quando pedali sì. Hai conosciuto anche tanta gente, immagino, che magari non conoscevi prima, ma che è stata sì. Attratta da questa storia e che ti ha seguito, quindi è una cosa bellissima. Ma Hai il contachilometri sulla bici? Sì. Quanti ne hai fatti di questi? Ma guarda, allora non mi piace mai fare i conti, certo. cioè i conti finali, no? Anche perché vorrebbe dire, secondo me, mettere un po' un trattino, no? Certo. Quando fai il conto. Per cui no, preferisco non saperlo, giusto, ogni giusto, tanto giusto. Li guardo così, ok? Diciamo che in bici adesso sicuramente supero i 10.000 km all'anno. E da quando ho cominciato appunto a organizzare questi viaggi ciclistici li supero tranquillamente, e però ho sempre voglia di pedalare, cioè questa nel senso sì che poi lo faccio anche con uno scopo benefico, per cui di conseguenza certo. sono maggiormente motivata, insomma pedalo per aiutare chi aiuta, per cui è la cosa migliore. Sì. Ti volevo chiedere, appunto, all'interno di questi decine di migliaia di chilometri, dal punto di vista più metaforico che pratico, qual è stata la salita più difficile? Guarda, me la ricordo benissimo, perché ne ho parlato domenica con una ragazza che ha partecipato con me alla race Cross Limits dell'anno scorso,
ed è stata la salita verso Bardonecchia. E, come insomma, io dico sempre, la carta prende tutto e nella realtà non è così semplice, cioè, per cui io avevo progettato questa tappa dal punto di vista, diciamo, logistico in maniera perfetta. Però non mi ero resa conto di quali potessero essere le pendenze reali. E per cui, niente, una giornata caldissima, luglio, mi sembra il 6 luglio, adesso non mi ricordo di preciso la data, comunque questa domenica mattina partiamo, era la seconda tappa, per cui avevo già fatto quella precedente di circa 150 chilometri, e si parte dal lago, eravamo su un lago, e cominciamo a pedalare. A un certo punto, vabbè, il caldo, il traffico, sì, era una domenica, per cui il traffico verso Torino, c'è una roba esagerata. A un certo punto, anche perché andavano tutti verso le montagne, e, a un certo punto si è lì che pedaliamo, ero io con altre due persone, per cui Benedetta, questa ragazza che mi ha accompagnato, e Luca, e arriviamo a Susa. Sì. Già stanchi, e mi ha detto, vabbè, certo, siamo arrivati a Susa, erano tipo 120 chilometri, una cosa di questo genere. Mi ha detto, vabbè, ormai è quasi fatta. Chiamo Martina, che era la ragazza che ha pedalato con me l'anno scorso, cioè nel 2018, e l'avremmo raggiunta quel giorno, e gli dico, Martina, guarda, noi siamo arrivati a Susa, per cui è un attimo, 30 chilometri, un'oretta, e siamo lì. E lei mi dice, tieni duro, mi fa, mi raccomando, tieni duro. E dico, strano, cioè non è che manchi così, ormai il grosso è fatto. In realtà avevamo davanti questa salita lunghissima, 30 chilometri di salita, sì, tutti in salita, con delle pendenze assurde, esposta completamente al sole, tutta su asfalto, cioè è stata una cosa allucinante, cioè veramente allucinante. Tra l'altro erano tipo l'una e mezza, le due, per cui eravamo già in crisi, sì, sole molto caldo, eravamo già in crisi di fame, perché nonostante ci fossimo nutriti, però sai, col caldo comunque era, sei sempre un pochino in deficit, per cui è stata... cioè, veramente, veramente pesante. Però ti dirò, cosa entra in campo lì? Allora, innanzitutto la voglia di arrivare a Bardonecchia, dove avrei rivisto Martina, che era un anno che non vedevo, avevo voglia di riabbracciarla. E poi la fortuna più grande è stata che quel giorno lì mio marito mi ha fatto la sorpresa, e per cui è praticamente a Torino, è uscito dall'autostrada per raggiungerci, perché era stato avvisato dai ragazzi che erano sul camper che noi comunque avremmo fatto quella strada. E quando l'ho chiamato, che stavo affrontando questa salita, gli ho detto, no, ma io sono stanca, non ce la faccio più, cioè, ma quando finì, lui mi ha detto, no, tieni duro, che fra poco spiana. È una palla che usano sempre quando si va in bicicletta, però hai capito, ha detto la cosa giusta nel momento giusto, e per cui quella si ha riportato un po' di vigore nella mia pedalata, e sperando che dopo il tornante ci fosse, sì, non è stata così, perché ti assicuro è stata non solo durissima arrivare fino a Bardonecchia, poi abbiamo scoperto che il campeggio che avevamo prenotato era distante altri 6-7 chilometri, ed era praticamente sul confine francese, sì, per cui è stata veramente una giornata allucinante, per bellissimo. Cui sì, che, sì, immagino la soddisfazione una volta sì, arrivata, no, enorme, no, è stata una soddisfazione enorme, anche perché un percorso del genere veramente penso che possa mettere a dura prova chiunque. Immagino. E ci vuole una forza di volontà più che di polpacci, cioè tutte e due, per carità, che anche polpacci quando ci prova una forza di volontà. E invece, se ti viene in mente la metafora contraria, quindi la discesa più veloce, oppure il momento in cui ti sei sentito più carica, che non sentivi la fatica proprio perché avevi un'energia. Allora questa cosa qua, diciamo che l'ho vissuta intensamente durante il mio primo viaggio all'arrivo a Santiago, perché primo viaggio, appunto, sono partita da casa, da Bisana Brianza, e sono arrivata dopo 18 giorni a Santiago de Compostela, ed era il primo viaggio che facevo in bicicletta. Ecco, quando sono arrivata a Santiago, per cui l'ultimo tratto è stato veramente una liberazione della fatica, perché nel momento in cui sono arrivata davanti alla cattedrale, ho trovato i ragazzi della fondazione per la quale appunto raccolgo fondi, che stavano trattando dei bambini disabili, e per cui sai, ricevere i loro sorrisi, la loro accoglienza, mi ha fatto dimenticare tutto quello provato nel viaggio, per cui tutta la fatica del viaggio. Però ti dico, la fatica c'è,
cioè te la devi rendere amica, appunto, ma non puoi pensare, sì, anche quando mi chiedono, ma tu come fai ad allenarti per un viaggio del genere? Ma ci si allena strada facendo, non, e penso che sia cioè, è impensabile allenarsi per 3000 km di seguito. Soprattutto non è solo fisico, non è solo fisico, ma c'è anche tantissima testa, mentalità e cuore, tanto cuore, non solo come battiti al minuto, ma proprio come passione. Accennavi prima a Race Across Limits. Che cos'è nel dettaglio? Allora, Race Across Limits è stata l'occasione di dare uno scopo a tutto ciò che mi era successo. Per cui nel momento in cui appunto è avvenuto l'incidente, che la mia vita si è rivoluzionata, mi sono dedicata allo sport, ho fatto il primo Ironman, questa cosa mi ha aiutato a crescere tantissimo e a tirar fuori dal limbo anche mio marito. E allora niente, durante un allenamento in bici per l'Ironman successivo, perché poi ne ho fatti tre di Ironman, durante appunto questo lungo allenamento in bici ero da sola sul lago e stavo un po' riflettendo su tutto quello che era accaduto e mi sono un po', diciamo, sorpresa a pensare che comunque tutta la rabbia che avevo provato nei confronti di questo destino, no? Cioè appunto del destino che mi aveva reso la vita così difficile, in realtà era stata sostituita da un senso di gratitudine, cioè io avevo avuto comunque una possibilità di riscattarmi, di riprendermi, ma e di diventare una persona migliore, perché comunque la vecchia Sabrina non so se sarebbe riuscita a fare tutto quello che ho fatto fino adesso. E per cui ho detto vabbè, sono riuscita a farlo per me, a farlo per mio marito, adesso è arrivato il momento di farlo per qualcun altro, cioè io mi sento in dovere di aiutare qualcun altro. E allora diciamo che Race Across Limits è stata l'occasione giusta, cioè per cui posso pedalare per contribuire a questa raccolta fondi a favore di CAM Collaboration Onlus, che si occupa di neonati e bimbi disabili. E per cui dal punto di vista proprio concreto e dal punto di vista della testimonianza posso testimoniare che insomma anche quando la vita ci mette davanti a degli ostacoli apparentemente insormontabili, come appunto può essere la disabilità all'improvviso come è successa a noi, c'è sempre la possibilità di rialzarsi e di ricominciare il proprio cammino. E per cui questa è stata una grande leva, cioè il pensare di riuscire con la propria storia, anche di sofferenza perché ce n'è stata veramente tanta, ma adesso di gioia e entusiasmo, ispirare altre persone a ricominciare a vivere, a riprendere in mano la propria vita, penso che sia la soddisfazione più grande. E per cui sono ben lieta di poterlo fare, molto orgogliosa. E questa cosa mi gratifica talmente tanto che insomma c'ho sempre voglia di rimettermi in sella e di partecipare a queste sfide. Sì. Quindi no, è interessantissimo perché poi nell'ambito dello sport sempre di più oggi si studiano i rapporti fra sport e resilienza, no? Sì. E tu sei proprio un manifesto aperto di cosa vuol dire, quindi riuscire a trasformare un episodio negativo addirittura in un'opportunità, quindi nel trasformarlo in qualcosa di riscatto, e penso che lo sport sia non l'unica via, ma una via veramente incredibile che ti permette di non arrenderti mai, ed è la metafora della pedalata, della salita, sicuramente di una vita in salita, di non arrendersi, perché poi c'è una meta, c'è un arrivo, c'è una tappa ed è una grande soddisfazione. E, appunto, quindi Race Across Limits, nei viaggi quindi ormai passati che hai fatto, hai fatto il Giro d'Italia. Sì, non hai vinto la maglia rosa, però no, anche perché io diciamo che a livello di velocità lascio un po' a desiderare, anche perché mi godo il viaggio da tutti i punti di vista, per cui è bellissimo pedalare anche guardandosi in giro, per cui potendo vedere, poi io parto sempre prestissimo d'estate, per cui all'alba sono già in giro, per cui poter ammirare questi scorci, questi panorami, l'Italia è bella,
per cui sì, ogni regione mi ha offerto degli scenari mozzafiato. Poi anche incontrare persone con le quali chiacchierare durante la pedalata, le quali raccontare che cosa stai facendo, per cui mi sono realmente goduta il viaggio. Se avessi fatto una prova a cronometro, questa certo. cosa non sarebbe potuta accadere, avevi dei tempi da rispettare e non sarebbe stato il giusto senso, diciamo, certo. di questo tipo e di viaggio. Invece lo possiamo vedere anche nelle immagini, hai fatto quindi il Giro d'Italia, prima sì. sulla costa, Tirrenica sì, e poi Adriatica. Sì, partendo da Besana Brianza, sì, da Zoccorino, da casa mia, sì, sì, Besana Brianza, sì, che è appunto punto più sud, Monopoli forse addirittura. Sì, cioè, sì. Beh, considera che a maggio, per cui 2 mesi prima, ero partita sempre da casa con 4 amici e siamo andati fino a Polignano Mare, per cui abbiamo fatto 1060 chilometri. Sì. Sì, no, infatti nell'immagine successiva possiamo vedere anche chilometraggi, dislivelli davvero impegnativi, e sono 23 giorni consecutivi senza fermarsi, no, mai senza giorni di pausa, perché comunque partendo molto presto al mattino io arrivavo intorno all'1:30, alle 2, così avevo il tempo di riposare. Poi considera che io ho dietro uno staff, per cui persone che mi seguono con il camper, e avevo anche una massofisioterapista, Francesca, che insomma si occupava anche di farmi scaricare la tensione muscolare. Ci credo, perché sono noto più di media di 150 km al giorno, che sono tantissimi. Sono tanti, sì, ma si possono fare, anche perché comunque poi quando sei anche in costa è anche bello, sì, sul mare. Poi ti dico, vabbè, le tappe più impegnative sono state quelle fino a quella Bardonecchia e poi a Potenza. Cioè Potenza è stato un altro incubo. Mai avrei pensato di trovare delle salite con pendenza al 15% a tra Potenza. Salerno e Potenza. Sì, sì, quello è stato l'incubo successivo, per cui però ho fatto quella. Sei passata da 760 a 2200 metri sul livello del mare. È stata una cosa, sì, e poi da lì insomma risalire è stato un po' anche ripercorrere il viaggio di maggio, per cui era per me è stato anche molto più semplice dal punto di vista mentale, insomma la traccia la sapevo già, conoscevo la strada, per cui come sono le strade, le piste? Allora, non ci sono piste ciclabili. Adesso stanno parlando di questa qua degli Abruzzi, è forse l'unico tratto che abbiamo fatto molto bello, ma non era stato completato, per cui quando l'ho percorsa io. E nel resto d'Italia ti dico, si pedala bene fino, secondo me, la Toscana, il Lazio già comincerei ad evitarlo, e poi dall'altra parte, saltando tutto il sud, un po' perché probabilmente non sono neanche così abituati a vedere i ciclisti, ma in realtà non è neanche vero, perché i ciclisti ci sono, e tra l'altro penso che siano anche più, perché mi è capitato di pedalare con dei ragazzi di Salerno, e sono anche più disciplinati di quelli che ci sono qua, no? Per cui si fermano ai semafori, stanno in fila indiana. Però vuoi le strade, vuoi il traffico veicolare molto forte, insomma non è così simpatico pedalare. E invece poi ci sono terre come l'Abruzzo, le Marche, insomma, che secondo me sono veramente, possono essere considerate la patria del ciclismo. Poi senza nulla togliere alla Lombardia, alla Brianza, che io penso di essere in un'isola felice. È vero, capitano incidenti anche lì, però su 10 persone penso che 8 siano legate al ciclismo, o perché pedalano loro, o perché hanno il papà, il marito, e per cui sanno che è possibile trovarci sulle strade, e per cui cioè, se capita l'incidente è perché realmente non ci hanno visto, perché qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva fare, ma è difficile che vengano provocati, insomma, che ci sia. Ma sicuramente ribadiamo innanzitutto la prudenza, la cautela
sia sì. per chi va in bici che per chi guida. Sì, no, l'osservazione del codice stradale anche da parte dei ciclisti, certo. perché io vedo tanti ciclisti, soprattutto di una certa età, probabilmente abituati a qualche anno prima a pedalare in gruppi, a non fermarsi ai semafori, tanti anche in giro senza il casco. Io onestamente non uscire, cioè io non esco dal cancello di casa se non ho il casco ben cioè, allacciato in testa, un po' perché è la prima cosa che ti insegnano nel triathlon, cioè perché tu sei squalificato se non hai certo. il casco allacciato prima di tirar su la bicicletta, per cui una volta che ti sei preso la penalità questa cosa ti rimane a vita, per cui lo fai tranquillamente. Ed è tra l'altro, ecco, con, se mi dai il permesso di certo, parlarne no. Con le Woman Triathlon sì. che è la mia squadra di triathlon, una squadra di sole donne, per cui la cui sede è a Verona ma che racchiude partecipanti un po' in tutta Italia. Abbiamo fatto partire questo nuovo progetto che inaugureremo il 14 marzo, che si chiama Dammi Spazio. Okay. E il logo è Dammi Spazio, potrei essere tua madre, tua moglie, tua figlia, e coloreremo di rosa le strade. Sarà una manifestazione ciclistica pacifica che parte dalle donne, rivolta ovviamente anche agli uomini, a chiunque voglia accompagnarci, e sarà proprio per riprenderci lo spazio sulle strade ma anche lo spazio nella vita, insomma, perché comunque fantastico. Le donne sì, ed è un progetto che mi, insomma, che mi sono sentita di condividere con questa squadra e con Antonella Salemi, la presidente delle Woman Triathlon, che ha accolto a braccia aperte l'idea, e stiamo partendo in questi giorni, stiamo cercando appunto sponsor che possano supportarci, perché vorremmo che diventasse anche un movimento itinerante, per cui il 14 marzo saremo a Verona per il primo evento e il 26 aprile a Lecco, e stiamo cercando di organizzarlo anche nelle Marche e in Toscana, per cui in altre regioni, insomma, proprio per condividere certo. questa idea. È incredibile, Sabrina, ci vorrebbe una rubrica solo per i tuoi progetti. Sì, no. ci vorrebbe Sabrina sì. in rete invece che lo sport in rete, perché sono cose bellissime. Sì. Però ti faccio un assist sì. su una regione che non hai ancora citato, ma che andrai a visitare a breve, che è la Sicilia. Sì, è vero. Sì, 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 la Sicilia sarà la scoperta in bici. Allora, io sono di origini siciliane, di che non l'avresti mai pensato, vero? Esatto. Quindi noi abbiamo fatto sì. di Brianza. Di Brianza, no, sono di origini siciliane, mio papà è di Catania, per cui io sono ritornata in Sicilia quest'anno perché la fondazione appunto per la quale raccolgo fondi aveva questo evento organizzato a Catania. Sono stata ben lieta di ritornare, e mentre ero lì già stavo progettando il viaggio in bicicletta. Volevo fare comunque circumnavigare un'isola, e la Sicilia mi sembra l'occasione ideale per pedalare in un posto bellissimo, per cui dove mi auguro il clima sia un attimino più favorevole rispetto a maggio dell'anno scorso, che abbiamo beccato 10 giorni d'acqua. Per cui io mi auguro che in Sicilia, insomma, visto l'amore che ho nei confronti di questa terra, mi ripaghi regalandomi il sole per quei giorni lì. E sarò supportata appunto anche da questa scuola di osteopatia, da questi ragazzi di Catania che mi faranno, diciamo, da assistenti durante il viaggio. Avrò il mio staff al seguito comunque, che si sono offerti volontari, ragazzi che hanno partecipato con me l'anno scorso in bicicletta, che vogliono ritornare. Ci sarà la presidente delle Woman Triathlon, diversi esponenti appunto della squadra, e poi tante persone che si stanno interessando, anche perché, insomma, vogliono condividere questo progetto, per cui pedalare appunto per beneficenza, che non certo. è una cosa così scontata, sai, ci sono tanti viaggi organizzati, però alla fine un viaggio per raccogliere fondi e forse, cioè, ti lascia qualcosa in più, per cui oltre la fatica, insomma, oltre alla condivisione della fatica si condivide anche un progetto, per cui questa cosa sta piacendo, piace molto, e io sono molto molto contenta. È una cosa bellissima riuscire poi appunto a condividere sì. e a includere anche persone che magari appunto non si sarebbero mai immaginati, e magari sì. non erano attirati tanto dall'aspetto sportivo quanto sì. da quello che c'è dietro, no? Sì, di fatto. Comunque, adesso, per andare verso le conclusioni, purtroppo volevo citare appunto quello che dicevi, che un viaggio si vive tre volte, no? Sì. L'abbiamo visto anche nel video passato prima, quando si sogna, quando sì. si vive e quando si ricorda. Oltre a spiegarci questa frase, poi ti voglio chiedere, sì, però fra il sogno, tutti sogniamo,
ma non tutti poi riusciamo a vivere i nostri sogni, anche perché magari tu stessa ti avessero detto, come dicevi prima, arriverai a fare questo e non ci avresti creduto. Qual è il segreto di realizzare i propri sogni? Allora, innanzitutto il sogno, appunto, per poterlo realizzare non deve rimanere un sogno, ma deve diventare un obiettivo, per cui devi cominciare a dargli una data, una scadenza, certo. devi stendere questa sorta di accordo, contratto con te stesso e dire io entro il tal giorno voglio fare, voglio superare, voglio raggiungere quell'obiettivo, per cui è fondamentale questa cosa. E poi ovviamente ci vuole una grande motivazione, che è appunto il motivo che ti spinge ad agire, e la mia motivazione è stata riappropriarmi di ciò che pensavo che la vita mi avesse tolto, per cui ritornare a vivere. Però ci sono tanti motivi per farlo, certo. Ripeto, non bisogna per forza pensare di fare un Ironman per rinascere, certo. Ci sono tante cose, c'è tanta gente che comincia a correre perché deve superare un incidente, un trauma, un divorzio, insomma sono tante le motivazioni, e queste motivazioni sono quelle che ti spingono realmente a rimetterti in gioco. Per cui, insomma, effettivamente il sogno, se è solo sogno, rimane nel cassetto. Non basta. Cogliamo appunto questo suggerimento, trasformiamo i nostri sogni in obiettivi e proviamo a raggiungerli in tutti i modi. Sì, rendiamoli attuabili, raggiungibili. Anche consapevole dei propri limiti. Sì, quello assolutamente sì. Io quando mi sono iscritta al primo Ironman non è che mi sono iscritta con l'idea che l'avrei vinto. Certo, assolutamente. Quindi la consapevolezza dei propri limiti, però riuscire a utilizzare lo sport ancora una volta per dare un'altra opportunità, per rivivere, per rinascere. Quindi questo è l'eredità in vita veramente di Sabrina, che invito quindi a seguire sulla bici, ovviamente, quindi a pedalare, sì, a fianco a lei, oppure anche se non sulla bici ti si può aiutare. Sì, allora sul mio sito www.sabrinaschilacci.it si trovano tutti gli estremi per poter appunto o partecipare fisicamente, per cui alle mie avventure pedalando. Non è necessario farsi anche tutta la tappa, insomma, certo. Uno può anche accompagnarmi per tot chilometri, per quello che se la sente. A me comunque serve avere compagnia, mi piace, insomma è una bella maniera di condividere, o altrimenti virtualmente, per cui contribuire con una donazione che va diretta alla fondazione, per cui voi trovate gli estremi del Liban, proprio della CAM Collaboration Onlus, e vi assicuro che insomma questi ragazzi fanno molto di più di me, insomma io pedalo e ci metto il cuore e loro ci mettono tanto di più, insomma. Sì. Allora l'invito è a tutti e tutte che ci hanno ascoltato di salire in sella, sì, e andare a pedalare per una buona causa. Quindi grazie mille Sabrina, veramente. Grazie a te per l'invito. Peccato per il poco tempo, ci sarà un'altra occasione, magari sì, ci rivedremo dopo il 14 marzo o dopo il 26 aprile, sì, così ci racconti com'è andata. Sì, così vi racconto com'è andata Dammi Spazio. A Dammi Spazio, un'altra bellissima, bellissima iniziativa. Vi auguriamo a tutti e a tutte un buon weekend, lo Sportiere ti torna come sempre venerdì prossimo e le programmazioni di Milano News ricominciano lunedì mattina. Non ci resta che vi auguriamo un buon weekend e una buona pedalata. Ciao a tutti! Ciao, grazie.